Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al Giardino Sotto il Nastro. Ci troviamo qui nel Bar Mite e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di come preparare un brodo di giuggiole analcolico per allietare le tue feste di autunno-inverno. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Sadrio, liquore Pineta, Vermouth Mite, liquore Fore, liquore Fenù. Trovi tutte le informazioni sulle nostre bottiglie sul nostro e-commerce www.mitespirits.com. Ma ora andiamo a scoprire come preparare il nostro brodo di giuggiole. Sigla! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, din don. Ti invito anche a dare un'occhiata anche agli altri nostri canali social, Instagram e Facebook, sempre con il nome Il Giardino Sotto il Naso, dove pubblichiamo regolarmente materiale diverso appunto da quello del canale YouTube. Ti invito anche a dare sempre un'occhiata alle descrizioni di tutti i nostri video, dove oltre a trovare appunto nella descrizione del video stesso trovi anche eventuali aggiornamenti. Allora, intanto, perché ho deciso di registrare questa ricetta? Le giuggiole sono un frutto antico, in realtà anche un po' dimenticato. Noi viviamo qui in Salento, ma le giuggiole in realtà sono un po' dappertutto in Italia, si trovano un po' dappertutto in Italia e in realtà è un po' tutto il Mediterraneo. È una pianta che spesso si trova sui confini perché avendo delle spine si usava un po' come siepe, diciamo per disincentivare l'ingresso nelle campagne. Un po' il senso è quello lì. Sulla base di questo ho deciso appunto di raccoglierne un po', come stai vedendo in questa foto, e di disidratarle per poi poterle utilizzare durante appunto l'autunno e l'inverno. Questo è il passaggio numero uno. Ho fatto un po' di ricerche e c'è il famoso brodo di giuggiole. Le giuggiole, insomma, quando si suol dire vado in brodo di giuggiole, diciamo che le giuggiole tendono a dare questo senso di rilassamento, diciamo, come scopo terapeutico, chiamiamolo così, e si utilizza sia in sciroppo, ma si può fare anche un liquore. Il liquore mi era sembrato un po' banale da fare, quindi ho scelto di fare uno sciroppo. La giuggiola ha un gusto un po' particolare, che se non l'hai mai assaggiato, in realtà di per sé è un gusto un po' particolare, che richiama anche un po', diciamo, la frutta passita, tipo i datteri, per capirci. Ho visto che ci sono delle altre video ricette e ho notato qualche piccola, diciamo, potrebbero essere dei piccoli miglioramenti sulla base di questo. C'è anche da fare una premessa. Io ho scelto di fare, questa è una mia ricetta, e ti invito anche a personalizzare la tua in base a quello che hai a disposizione in casa, perché proprio qualche giorno fa abbiamo fatto un evento dove abbiamo proposto questo brodo di giuggiole analcolico ed una signora mi ha chiesto: mi dici gli ingredienti? E glielo ho detti e l'ho avvisata che sarebbe comunque arrivato un video. Quando gli ho fatto l'elenco di tutti gli ingredienti, ha detto: ah no, ma è troppo difficile. In realtà adesso io ti faccio l'elenco. Se non dovessi avere qualcuno di questi ingredienti, magari lo sostituisci con quello che riesci a trovare. Chiaramente non può essere chiamato brodo di giuggiole se mancano le giuggiole. Parlando con alcune persone, mi hanno raccontato, insomma, un po' di aneddoti delle nonne che preparavano appunto questo sciroppo, soprattutto per la tosse e quant'altro. Insomma, motivo per il quale ho aggiunto l'alloro, ma si possono aggiungere anche delle altre erbette aromatiche, appunto, tra virgolette, espettoranti, come il timo, per esempio, la Santoregge, quelle piante lì. C'è un piccolo PS che è quello appunto legato al discorso della frutta. Per esempio, io in questo caso ho messo le carrube, però se ce le hai a disposizione bene, oppure se ho messo anche i fichi secchi. Se non dovessi avere i fichi secchi a disposizione, puoi utilizzare per esempio dei datteri, puoi utilizzare anche dell'altra frutta secca come noci, mandorle, insomma, in base a quello che hai appunto a disposizione. Io ho messo più melocotogne che mela, ma se non dovessi avere le melocotogne, puoi utilizzare semplicemente la mela. Ho utilizzato un'uva leggermente appassita, se non dovessi avere quella va bene. Ho utilizzato un vino, puoi utilizzare l'uva passa, va bene, o l'uva, se hai dell'uva fresca va bene uguale. Puoi utilizzare per esempio al posto io ho utilizzato un vino alle ciliegie, ma se non hai quello puoi utilizzare del semplice vino rosso, oppure puoi utilizzare anche se hai del porto, dello sherry, insomma va bene uguale.
questo rimane comunque uno sciroppo analcolico perché, come lo saprai sicuramente, una volta bollito il tutto, chiaramente l'alcol evapora e quindi comunque semplicemente serve per insaporire il tutto. Ad ogni modo, questo appunto sciroppo si divide in più fasi. Ci sono dei passaggi che chiaramente potresti saltare, tipo per esempio la raccolta delle piante o delle erbe, nel senso che se tu hai la possibilità di raccoglierle bene, altrimenti le puoi acquistare e quindi risolvi il problema in questo modo. La seconda fase è appunto la preparazione della frutta, come per esempio, che ne so, i mandarini o le arance, i limoni, o comunque gli agrumi in generale, in base a quelli che hai a disposizione. Bisogna lavarli, togliere la buccia, solo la parte colorata, quindi il flavedo, e spremerli, quindi utilizzare eventualmente il succo. Quindi queste sono delle fasi di preparazione. Per esempio delle carrube bisognerebbe togliere la parte, diciamo, un po' più morbida, separare i semi dalla parte un po' più morbida, perché i semi appunto non servono, e così via. La terza fase è quella di prendere tutti gli ingredienti e metterli appunto nella pentola a bollire solo con l'acqua. Io in questo caso li ho fatti bollire solo con l'acqua perché l'acqua è un solvente, quindi va ad estrarre tutto quello che deve estrarre, un po' come se stessimo facendo un decotto, né più né meno. E lo zucchero lo aggiungo dopo. C'è qualcuno che lo aggiunge, mette tutto insieme, però sono punti di vista, insomma, questo è una cosa del tutto personale. La bollitura è di almeno un'oretta e mezzo. Questo ti consente di far estrarre dalla frutta o dalle erbe, insomma, quello che c'è che hai messo dentro come ingredienti, il più possibile. Il passaggio successivo appunto è il filtraggio, quindi si vanno a separare tutte le parti solide, diciamo frutta e quant'altro, bollite, dalla parte liquida. A questo punto riusciamo a capire esattamente quanto liquido abbiamo ottenuto, perché a seconda della frutta che vai a utilizzare, essendo frutta secca, una parte di quella è frutta secca, tenderà ad assorbire una parte del liquido, un'altra parte del liquido, quindi dell'acqua, andrà ad evaporare, quindi sicuramente avrai un problema di liquido. Una volta filtrato il liquido, potresti utilizzare il famoso rifrattometro di cui ho parlato in uno dei miei video. È un aggeggio che costa circa 15-20 euro, insomma, però ci aiuta ad essere precisi con il quantitativo di zucchero. Anche qui l'obiettivo è quello di fare uno sciroppo, in questo caso, che sia igienicamente sicuro, e per fare questo la concentrazione di zucchero all'interno del liquido deve essere di almeno 60, da 62 a 66 percento di, appunto, di zucchero di gradi Brix. Come stai vedendo in queste immagini, io sto filtrando. Se vuoi ottenere se vuoi estrarre il più possibile dalla frutta che ha appunto assorbito dell'acqua, del liquido in questo caso, ti consiglio di utilizzare un eventuale super bag che, come puoi vedere, ti dà la possibilità eventualmente anche di strizzare e di lasciare da parte tutte le impurità, diciamo, un po' più piccole. Facendo questo però lo sciroppo si va un po' ad intorbidire, dipende appunto dall'obiettivo che tu vuoi ottenere. Ho fatto una prima separazione del liquido dalla parte solida, quindi dalla frutta e dalle erbette. Adesso vado a misurare il quantitativo di zucchero contenuto appunto nel liquido. In questo caso io in realtà l'ho già misurato ed è di circa il 10%. A questo punto devo raggiungere almeno il 60%, quindi per fare questo mi faccio il mio calcolo e vado ad aggiungere dello zucchero. Comunque, di base, diciamo che se hai un litro di liquido, quindi di acqua, ti dico questo perché a seconda della frutta che vai a utilizzare può rilasciare più o meno zucchero, quindi questo io non te lo posso dire, dovresti misurarlo. Però approssimativamente, se hai un litro di liquido, quindi di acqua, puoi aggiungere almeno 1,5 kg di zucchero, più o meno il senso è quello lì. Siamo a questo punto alla fase post filtraggio, quindi devo aggiungere soltanto lo zucchero. Quindi, riepilogando, che cosa ho fatto? Ho preso tutta la frutta che avevo a disposizione con i quantitativi che hai visto in sovraimpressione e li ho messi in 3,5 litri di liquido. Dico liquido perché oltre all'acqua c'era anche del succo di mandarino, succo di limone, succo di arancia, quindi siamo arrivati a 3,5 litri. Li ho fatti bollire per circa 1,5 ore a fuoco basso. Questo chiaramente con il coperchio che ogni tanto si apriva, eccetera, c'è una parte evaporata, una parte se l'ha assorbita la frutta stessa, quindi sono arrivato alla fine della cottura a 2 litri di liquido. Ho filtrato il tutto prima
prima con il colino e poi con il super bag in modo tale da estrarre il più possibile, diciamo, e sono arrivato appunto a 2 litri. A questi 2 litri, per considerando che il liquido iniziale aveva già una percentuale di zucchero data appunto dalla frutta, andrò ad aggiungerci, quindi siamo arrivati a 2 litri, ci andrò ad aggiungere 2 kg di zucchero, uno l'ho già messo e vado ad inserirne il secondo. Io preferisco lo zucchero bianco, però è chiaro che puoi anche aggiungerci magari lo zucchero di canna o quello che preferisci. Per facilitare questo processo di scioglimento dello zucchero, puoi anche decidere di farlo con, insomma, con una frusta, o puoi decidere anche di riscaldare di nuovo il prodotto in modo tale da appunto da facilitare lo scioglimento. A questo punto, una volta che lo zucchero si è sciolto per bene, andiamo a ricontrollare con, per essere appunto sicuri che abbiamo superato il 62% di gradazione zuccherina, con un rifrattometro. Comunque, se questo dipende sempre dall'obiettivo, nel senso che io in questo caso andrò ad utilizzarlo per un evento fra stasera e massimo domani, quindi comunque anche se la percentuale di zucchero è un po' più bassa non fa niente. Diversamente invece, se vuoi conservarlo per un po' più di tempo, insomma, magari questo piccolo aggeggino ti dà la sicurezza, insomma, scientifica tra virgolette, che sei con diciamo che hai la percentuale di zucchero che te lo rende conservabile. Questo qui, una volta che è stato, io ti consiglierei di scaldarlo e poi di metterlo caldo nei barattoli, e in modo tale che si crei anche eventuale sottovuoto. Questo ti darà la possibilità comunque di conservarlo a lungo, per almeno un anno. Perfetto, lo abbiamo imbottigliato, andremo semplicemente a mettere un'etichetta con la data di produzione in modo tale da avere un po' un orientamento di quanto tempo, insomma, mi può durare. Chiaramente, come sempre ti dico, prima di utilizzarlo assaggialo per vedere, insomma, se c'è qualche imperfezione a livello di gusto o di profumo. Se vedi che c'è qualcosa che non va, chiaramente buttalo. Come utilizzarlo? A questo punto puoi scegliere di utilizzarlo un po' come rimedio della nonna, quindi prendendo un cucchiaio, insomma, se hai un po' di tosse e quant'altro, ma questo è una scelta tua, oppure come abbiamo fatto noi, lo abbiamo utilizzato in miscelazione e abbiamo fatto appunto un drink caldo dove abbiamo messo una parte di sciroppo e 5 parti di acqua calda, quindi un po' come se fosse una sorta di tisana addolcita con questo brodo di giuggiole. Chiaramente ti invito sempre a sperimentare e a crearti la tua di ricetta. Bene, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando un bel pollice in su, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, din don. In questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non resta altro che dirci, ci vediamo presto, anzi prestissimo, alla prossima, ciao!